Come avrete letto dal titolo, oggi parleremo del vehicle to grid, ma anche di tutto il mondo che concerne questo vehicle to grid. Infatti non esiste solo questa versione, ma esiste anche il V2V, il V2L, il V2B, fino ad arrivare alla versione finale con il V2X. Ma quali sono le differenze principali tra queste diverse nomenclature? Oggi andremo proprio a vedere di cosa si tratta. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi nel mondo super interessante del Vehicle to Grid. Ma prima di cominciare, bentornato a chi è già iscritto e benvenuto a chi è nuovo su questo canale. Sentiamo sempre più spesso parlare di veicoli elettrici che arrivano con l'opzione bidirectional charging. Questo significa che hanno la possibilità sia di ricaricarsi, ovviamente, ma anche di ridare indietro l'energia che hanno accumulato nella loro batteria. Questo può implementare varie funzioni, tra cui il V2G, ma anche il Vehicle to Load o il Vehicle to Vehicle, ma andiamo a vedere. Quello più semplice da capire probabilmente è il Vehicle to Vehicle o il V2V. Infatti è abbastanza chiaro, vehicle to vehicle, ovvero la ricarica da un veicolo a un altro, e può essere utilizzato da alcuni veicoli per ricaricare quei veicoli elettrici che trovano per strada nel caso non avessero più elettroni dentro le loro batterie. Il vehicle to load invece è già un po' più complesso, ma anche questo non richiede delle modifiche hardware al veicolo. Infatti dà la possibilità a questo veicolo elettrico, con la possibilità di bidirectional charging, di dare energia a tutto quello che può essere attivato tramite spina, come per esempio potrebbe essere un frigorifero, o anche solamente delle luci, o perché no, magari ci si trova in un campeggio e dare energia a praticamente tutto quello che ti serve dentro un campeggio. Questo può essere particolarmente utile se si vuole dare energia nel caso di un blackout al frigorifero, che spesso è la cosa che si va subito a prendere. Giustamente, diciamo anche. Come dicevo, questa tecnologia Vehicle to Load non ha bisogno di modifiche hardware per funzionare. Infatti, l'energia che viene dispensata è AC to AC. Pertanto, non abbiamo bisogno di un trasformatore che trasformi appunto l'energia da corrente alternata a corrente continua, come nel caso della Vehicle to Grid. Ed eccoci di nuovo qua. Infatti, la Vehicle to Grid è in pratica restituire l'energia che si è presa per ricaricare il veicolo nei momenti di necessità. Questo in generale viene fatto per stabilizzare l'output di energia che viene emesso dalle utility. Infatti, nel caso mettiamo che tutti nello stesso momento entriamo in casa ed accendiamo il condizionatore, che è particolarmente energivoro, questo andrebbe a creare un dislivello nella quantità di energia prodotta rispetto a quella necessaria, rischiando così di causare dei blackout, costringendo così le utility, probabilmente in Italia Enel, ad accendere un peaker plan, che di solito è o a carbone o a gas, che le consente di gestire al meglio e rendere equa la distribuzione di energia su tutto il territorio nazionale. Ecco, questo vehicle to grid dovrebbe funzionare nello stesso modo. Infatti, dato che i veicoli elettrici sono già a ricaricare, invece che prendere l'energia in quel momento, la restituiscono al grid per andare a rendere di nuovo piatta la richiesta e la domanda di energia. Questo fa in modo che l'utility non deve andare ad accendere i peaker plan di gas o carbone e l'utente non riceve un blackout. Pertanto è un win-win. Non tutti i veicoli chiaramente hanno la possibilità di avere questo bidirectional charging. Vediamo ultimamente che auto come la IONIQ 5 o la EV6 hanno la possibilità di vehicle to vehicle o vehicle to load, o
o veicoli di cui ho anche già parlato, come il Ford F-150 Lightning, ha la possibilità addirittura del vehicle to building, ovvero la possibilità di dare energia a tutta la casa o a tutto il condominio, quello che è, dato che si ritrovano ad avere delle batterie da 100 e passa kilowattora che possono permettere un utilizzo quasi normale della casa durante queste fasi di blackout per addirittura diversi giorni. Questo sistema di vehicle to grid integrato l'abbiamo visto applicato in America, ovviamente, tramite l'utilizzo degli autobus scolastici. Infatti questi autobus scolastici elettrici di Proterra di solito hanno delle batterie enormi da oltre 300 kWh, ma dato che per la maggior parte del tempo questi veicoli rimangono fermi, dato che vengono utilizzati solamente per un paio d'ore al giorno, questa compagnia nel Massachusetts ha deciso di impiegare 330 di questi autobus scolastici elettrici per fare appunto questo, per creare un picker plan virtuale che possa andare a gestire la richiesta di energia. Questo permetterebbe, utilizzando solamente questi autobus elettrici, di garantire energia senza problemi a più di 600 case contemporaneamente, o di fornire a una singola casa energia per oltre 6 mesi. Ma non penso che ci sia molta utilità in questa cosa. L'azienda infatti ha dichiarato che questo è solamente una prova e che se tutti gli autobus scolastici si trasformassero in elettrico con la possibilità di vehicle to grid, ovviamente, e sono oltre 500.000 in tutta l'America, farebbero davvero tanta differenza. Infatti vi ricordo che il trial è stato fatto con solamente 330 autobus elettrici e la possibilità era di 600 case. Questa sicuramente è una visione del futuro, pertanto è difficile pensare che possa essere qualcosa di utilizzabile, e i dubbi sono chiaramente i soliti. Infatti una persona si chiede: se io vado a ricaricare l'auto e mi serve, cosa succede se loro mi prendono la corrente? La mia auto va a zero e io non ho ricarica nel caso mi servisse l'auto. Questo chiaramente non succede, dato che viene messo un limite a quanto si può prelevare dall'auto, oltre al fatto che non viene prelevato tutto in un colpo solo, ma è qualcosa che viene preso piano piano e di solito a pochi kilowattora alla volta. Ma nel caso non ci si voglia trovare in questa situazione, Tesla, come tanti altri, propone dei battery storage. Questi battery storage sono da mettere in azienda o per lo più in casa. La differenza principale è che un battery storage di Tesla, ovvero il Powerwall, ha meno capacità di batterie, infatti tengono di solito intorno ai 13 kWh più o meno, mentre un'auto arriva anche oltre ai 100 kWh, ma l'auto non ha la possibilità di autobidder. Questo cosa significa? In pratica questo Powerwall ha la possibilità di comprare e vendere energia per ricavare denaro da quest'ultima, creando una vera e propria entrata per il possessore di questo Powerwall. Questo lo abbiamo visto applicato in un Virtual Power Plant o VPP. Infatti questi Powerwall legati al solare sopra il tetto, dato che viene venduto solamente in correlazione in questo momento, è stato in grado di generare per le persone che hanno deciso di entrare dentro questo programma di prova di Virtual Power Plant di Tesla $2 per kilowattora ad evento. Questo vuol dire quasi 2 euro per ogni kilowattora che veniva distribuito di nuovo al grid, consentendo così non solo di far risparmiare alla persona che vuole avere questi Powerwall in casa, dato che compra l'energia quando è più economica per poi ridistribuirla sia alla casa che all'auto elettrica, ma anche di vendere l'energia quando è più costosa, facendo in modo di creare una vera e propria entrata passiva al possessore di questo Powerwall. Le possibilità di questo vehicle to grid o virtual power plant o tutte le cose annesse è veramente
incredibile. Pensiamo solamente nel caso di un grosso terremoto, dei grossi disastri naturali. Nel caso non ci fosse energia, queste batterie dentro le auto, dato che le auto elettriche sono in pratica delle batterie su ruote, permettono di avere energia ovunque ci si trovi, anche nel caso di un'emergenza come appunto un grosso terremoto. E credetemi, sono stato dentro un grosso terremoto e fa veramente la differenza avere energia illimitata in pratica. Chiaramente questa tecnologia viene implementata prima in America, perché in Europa abbiamo delle regolazioni che sono fuori di testa e non permettono a nessuna azienda di procedere con lo sviluppo di nuove tecnologie. Questo non toglie che vorrei vedere sempre più utility provare ad entrare in questo mondo. L'abbiamo visto un po' qui in Inghilterra con aziende del calibro di Ovo Energy o un minimo con ADF, ma spero appunto anche che più gente acquisti veicoli elettrici capaci di questo vehicle to grid per rendere possibile questa vera e propria rivoluzione elettrica, che potrebbe far risparmiare tantissimo le persone senza neanche rendersene conto. Ma questo è veramente tutto per il video di oggi. Non scordatevi di lasciarmi nei commenti il vostro pensiero su questo vehicle to grid. Io vi ricordo inoltre di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.